Il caso del sito produttivo di Muraglia in via Compagni, che fin dal 2014 contiene amianto deteriorato come certificato da appositi controlli, è finito sul tavolo del Consiglio Comunale. A portarcelo è il consigliere di Fratelli d'Italia Daniele Malandrino, che già in primavera era tornato a sollecitare la rimozione e bonifica di quelle componenti in amianto estremamente dannose per la salute. Un caso divenuto ancora più clamoroso quando, come sottolineato ai nostri microfoni dalla responsabile dell'osservatorio amianto Elisabetta Sacchi, a inizio giugno si diede il via ai lavori di bonifica attesi da 10 anni e poi subito interrotti dopo appena 5 giorni. L'assessora all'ambiente Maria Rosa Conti, rispondendo all'interrogazione, ha ricordato come il comune si sia trovato di fronte ad un privato che non solo è inadempiente della bonifica in questione, ma lo è dolosamente e come il comune si stia attenendo ai provvedimenti giudiziari di conseguenza. C'è il verbale di contestazione della Polizia Locale, perché successivamente all'emissione dell'ordinanza e a seguito del trascorrere del tempo è fatta la verifica sull'adempimento o meno da parte del privato, che viene messa il 29 aprile 2021, viene fatta la denuncia all'autorità giudiziaria, c'è un procedimento penale, perché la cosa passa alla Procura della Repubblica. La società privata deve dunque rispondere di un reato e la polizia locale ha provveduto a denunciare il legale responsabile alla Procura della Repubblica. A seguito del processo, il tribunale ha condannato il privato alle pene pecuniarie previste dalla normativa vigente. La consapevolezza del comune sulla questione e l'attenersi all'iter giudiziario non ha però soddisfatto il consigliere Daniele Malandrino, autore dell'interrogazione. Dal 2014 al 2024 non è stato fatto niente. Lì ci sono residenti, operai e ci sono centinaia di ragazzi che giocano nel campo da calcio, compresi i miei figli. Vicino a del materiale molto pericoloso. L'ASO ha sentenziato nel 2014 l'immediata rimozione. Sono state fatte due ordinanze comunali. Non è stato, è sempre stato disatteso il punto. E mi chiedo come mai l'amministrazione del comune di Pesaro in 10 anni, parliamo 2014-2024, non si è sostituita a questo proprietario che era inadempiente.